3 febbraio 2020. Cacciare il demonio o cacciare Gesù? Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 5. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca subito, dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma subito aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio non tormentarmi». Dice infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono portando la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato, seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Abbiamo un esorcismo clamoroso con un finale fuori da ogni aspettativa in terra pagana, dalla sponda dei Geraseni verso la Decapoli. Gesù riservava l'abbondanza dei prodigi laddove la fede era meno forte, se non assente, in regioni pagane. Quello che accadde venne punteggiato dalla richiesta della legione di demoni che, colpiti con potenza da Gesù, supplicano di lasciarli almeno rimanere nella regione. Questo induce a considerare che il problema dell'azione del demonio non si limitasse alla persona singola, ma il suo raggio si estendesse alla regione intera. Il paganesimo, o la lontananza da Dio, lascia spazio al demonio, come i padri della Chiesa hanno sempre sostenuto. Così il demonio ha potere sul territorio nelle forme diverse. Se da un lato abbiamo la legione infernale che supplica a Gesù di poter almeno scorazzare per la regione e dunque influenzare menti e spiriti degli abitanti, i Geraseni invece chiedono a Gesù di allontanarsi dalla loro regione. Il fatto strepitoso consiste nella manifestazione demoniaca e la sua soggezione al potere di Cristo. Semmai i 2000 porci sono un effetto visibile del fatto spirituale. Dunque i Geraseni vogliono allontanare Gesù, che è quello che potrebbe allontanare tutti gli spiriti impuri dalla regione. Bisogna convenire che le loro menti fossero veramente viziate e guidate dall'interesse della stessa legione.
L'amore di Cristo invece supera ogni insensata decisione e lascia al posseduto risanato il compito di farsi testimoni della liberazione e della misericordia di Dio. Un seme destinato a non lasciare nulla di intentato indica la luce di Cristo che intende illuminare tutti i luoghi più bui, perché nessuno venga abbandonato a se stesso ma trovi la possibilità della fede e della salvezza. L'insegnamento che perdura fino a noi è questo della misericordia che va in cerca di ogni singolo uomo, liberando gli oppressi e offrendo la salvezza eterna. Ma unitamente dobbiamo affermare con forza che le liberazioni dalla possessione demoniaca sono un mezzo efficace per toccare il cuore delle persone direttamente coinvolte, come accade ancora oggi. Tanti sono coloro che passano alla fede vissuta proprio ingaggiando un processo di liberazione con l'aiuto di un esorcista e coloro tanti che accompagnano quelle persone vessate. In terre pagane o neopagane come le nostre, gli esorcismi sanano, ma anche mostrano visibilmente l'intervento del Dio vivo. Si tocca con mano il suo amore attuale e si abbandona ogni idea astratta di fede e della religione cattolica. Impedire o distogliere dall'esorcismo la Chiesa significa fare come i gerasini, cioè allontanare Gesù, l'unico che può liberare e salvare dal nemico infernale. Dio vi benedica.